Yo e tutti i duellanti ben ritrovati sul canale Oggi ragazzi, vista la banned, torniamo con la serie dove apriamo prodotti dal valore storico incredibile E a questo giro abbiamo Blaster Sì, voglio sfruttare l'app del momento per il fatto che è stato sbandito Non mi cagate il cazzo E a questo giro non esce da GameStop ma da una tabaccheria in Umbria. E quindi sì, è un box che ho pagato 24,90 euro. Ovviamente, ragazzi, prima di continuare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jastor, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate Instagram. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, io passerei subito all'unboxing. Allora, apriamo! e leviamo la carta di card game, va bene. Via. Comunque ragazzi, a parte vabbè, la bellezza di questo tin che è indiscutibile, la sigillatura era anche rotta, quindi adesso aprirlo non dovrebbe essere un problema, perché tanto di valore ne aveva un po' poco. Quanto è bello aprire i prodotti del 2013, ogni volta dà delle feels Incredibile, allora andiamo a vedere un attimo cosa possiamo trovare all'interno. Abbiamo tre buste di Il Signore della Glass Etachionica, due buste di Giudizio della Luce, una carta rara segreta di Blaster, che è quella che effettivamente ci interessa di più, soprattutto perché è stata sbandita e il suo valore è leggermente aumentato. quattro carte super rare, tra cui Shogun Karakuri Mod 00 Burei, Cowboy Gagagan Numero 40, Burattino Arnese delle Corde, e Fratellanza di Pugno di Fuoco Orso, che nel senso. Non ci interessa. Allora, andiamo ad aprire. Mamma mia. <ride> Mamma mia, quanto è bello. Senza... Ragazzi, è una carta senza senso. Non c'è Ragazzi, io ho i brividi ogni volta che apro sta roba. Abbiamo un blaster in condizioni più che ottimali. Ragazzi, fatemi sapere se volete una decklist Dragon Ruler Max Rarity, aggiornata al 2013. Poi abbiamo, vabbè. Eh... Cartoncino Zex a ca casa che ha 13 anni Quindi ragazzi andiamocelo a vedere Mamma mia qua spiegavano i vecchi tornei Gli ICS, i local I battle pack Ragazzi qua uscivano i battle pack Quanto mi sono invecchiato porca troia Io sono passato i 10 anni È un problema ogni volta è sempre uguale Allora abbiamo un Burei Cowboy Gagaga, Che questo entrerà tra le staple Visto che non ce l'ho Forse anche numero 40 E vabbè orso Visto che Firefist è morto eh, tipo dieci anni fa, non ci serve. Allora tiriamo fuori i nostri cinque pacchetti e vediamo se a questo giro riusciamo a culare e trovare la ghost, una foil. In Il Signore della Gassa Etachionica, diciamo che le carte da trovare non sono poche e sono anche abbastanza rilevanti. Ovviamente abbiamo 107 Ultimate Ghost e Ultra. Poi abbiamo Cosacco giudizio degli Spellbook in canala Arpia, e Omega dei Costellar Ultimate, anche quello non mi farebbe schifo, mentre in giudizio della luce anche qua di carte interessanti ce ne sono abbastanza, tra cui Mangiatore di stelle Secret Ultimate e Ghost, numero C39 Ultimate Super che in tutte e due le versioni costicchia. Poi abbiamo Replica Xyz, che attualmente si gioca di side ed è salita tipo a 15€ e non sarebbe male trovarla assolutamente, soprattutto perché una volta Veniva schifata. Poi abbiamo anche C104 Ultimate e Bugintei Susanovo, sempre Ultimate. Adesso vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa, ma considerando il mio culo negli ultimi episodi, non lo so. Allora io partirei da giudizio e la luce. Togliamoci subito il dente e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa, anche se di speranza ce n'ho veramente poca. Allora il trick, se non erro, dovrebbe essere a 3, e andiamo a vedere se. Troviamo qualcosa. Abbiamo Furetto del Fuoco Schermidore. L'Atmosfera in versione Xyz. Bestia Fantasma Meccanica Coltola. Spada Serafino. Traditore Vanitoso. Ragazzi vi ricordo che qua la super non è assicurata quindi anche quella è già un plus. Poi Robot... Balmung e il calibratore. Mi sembra che anche la rara non era assicurata. Se non ricordo male. Quindi, se la troviamo vuol dire che non c'è l'altra foil. Allora, vediamo. Secondo pack di giudizio alla luce, ragazzi, guardate, a me basterebbe trovare replica Excis. Cioè, quella mi interessa nel pratico. Non chiedo l'agosto non chiedo niente. Secondo pacco, Bugingi lupo. Bestia fantasma. Pesce cyborg, Informe orrore. Ricezione Xyz, Bugin Ofide, Bugin Fedele. Dai, dai, dai. Anche Sincro, cioè, ti fa fermare veramente il cuore. Perché potrebbe essere veramente il mangiatore di stelle ghost. E come ultima, Didi Campo di Battaglia. Almeno ci siamo levati il dente con un pack che poteva dare veramente enormi soddisfazioni. Ma andiamo avanti. Comunque, ragazzi, questa serie è destinata a farmi andare in meno. Non esiste che io qua ci possa guadagnare e quindi già mi metto il cuore in pace che ho perso 25 euro allora abbiamo Tribon ah ovviamente ragazzi se questo video raggiunge i 150 mi piace toccherà aprire anche il team di Tidal quindi se volete farmi spendere altri soldi e completare la serie dei Rule inoltre prima di fine anno vorrei arrivare a 5k quindi se volete supportare questo canale vi basta solamente mettere mi piace e iscrivervi a voi non cambia niente ma a me da un supporto enorme quindi Grazie mille, a chi lo farà Pugile Indomito, Fratellanza il Pugno di Fuoco il Leopardo, Re del Fuoco Avax Garunix, Pugile Indomito ambidestro? Comunque, ragazzi, quando ero giovane io, dieci anni fa, i bambini andavano matti per i Pugile Indomiti e tutti volevano montarseli, adesso, a distanza di dieci anni, se non ricordo male, ad agosto escono i supporti. Poi abbiamo Guerriero Sonico, Pugile Indomito gioco di piombo. Ragazzi, tutti, tutti lo giocavano. E la prima super, Jet Anatra. Ah, è anche risucchiumente. cavolo. Ho fatto il trick male, probabilmente. Va bene, comunque, dai, risucchi anima, best card. Jet Anatra è una super, quindi accettiamo, eh. Perché, ripeto, non era assicurata, poteva essere merda, eh. Allora, allora, altro pack. Comunque, ragazzi, sarebbe bello tirare fuori una carta umana. Non dico una ulti, anche se quanto potrebbe essere bello. Tira fuori la ghost. Allora, uno, due e tre. Mettiamo avanti. Abbiamo Burner. Che anche questo non è male. Carino. Mettiamolo da parte. Caio. Comunque, fa ridere che nel team che andiamo ad aprire troviamo sempre il piccolino del grosso. Quindi, top. Formazione di fuoco. Poi il Re degli Imp. Selvaggiche. La metto da parte. Do Te do Tengu. Ricarica aerei. Fratellanza a pugni di fuoco lupo. Steam, il piccolino anche dell'acqua Grande balena, sarebbe stato bellino Se avessi tirato fuori una cosa come Boh un Blaster, un Tempest, un Tidal Vabbè, o un Redox E poi Squalo Kraken, che bello Ragazzi c'è rimasto un ultimo pack Lo sappiamo già che non c'è niente Quindi non serve neanche andarlo ad aprire Dai, tanto per farmi un altro meno Apriamolo E leviamoci sto dente Allora Trick a tre ovviamente Giriamo e abbiamo Ruggero indomito allenatore. Blocco Xyz. Scudo magno. Alta marea sull'isola di fuoco. Re del fuoco Avatar Garunix. Che se non ricordo male hanno annunciato un possibile structure di Re del fuoco. O era quello che non facevano, che non me lo ricordo. Poi, piccola fata. Stella marina. Per favore. Qualcosa. Ragazzi, lo sapevo, l'ho sa comprato per far content. Quindi lo sapevo già di buttare 25 euro. Ma l'ho fatto per voi, l'ho fatto come Ciccio Gamer. Dai, ragazzi, almeno il blaster ce lo siamo portati a casa. Sta a 10 euro. Ce ne ho rimessi altri 15. Dettagli. Dettagli, facciamocela via bene, come sempre. Fatemi ovviamente sapere qua sotto con un commento se volete la decklist di Dragon Ruler versione ovviamente Max Rarity e 2013. E noi, ragazzi, ci rivediamo domani. Sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!